Non mi sembra più vero di essere stata all'internata numero 14. Mireille, Mary, Ruth, Liselotte. La voce è Abbiamo quella di visto Anahi insieme Traversi esperienze dal podcast intelligenti e Internate, storie di decisive. donne nei Poi campi l'ho fascisti, nato da perseguita. una ricerca della direttrice dell'Istituto Storico di Macerata, Annalisa Cegna, e tra gli appuntamenti di questa particolare giornata della memoria. Ma non è soltanto in remoto che sono stati ricordati i giorni tragici della Seconda Guerra Mondiale e dei campi di concentramento. Nonostante le restrizioni, piccole cerimonie sono state organizzate nei 9 comuni nei quali sono state consegnate le onorificenze agli eredi di 15 deportati dai nazisti. Portare la testimonianza della memoria all'interno, diciamo, dei comuni, ai sindaci, ai familiari, credo sia un messaggio molto, molto importante. E soprattutto, ancora più importante, il fatto che da questo messaggio si possa trasmettere a chi sarà il cittadino del domani. A distanza di quasi 80 anni, quei drammatici eventi non smettono di raccontare storie che hanno segnato la vita dei parenti, di chi ha subito quel destino, ma ci riguardano universalmente, come quella di Sante Vecchi. L'abbiamo sempre dato per disperso fino a pochi anni fa. Pochi anni fa poi l'abbiamo miracolosamente ritrovato in un cimitero di Amburgo e siamo andati a trovarlo e insomma l'abbiamo visto lì al cimitero per la prima volta. Le figlie hanno potuto vedere il loro padre, non l'hanno mai conosciuto. È una storia così un po' come una fiaba, perché per 40 anni non è mai, per noi è sempre stato scomparso.